Buongiorno cari amici ed amiche, oggi la nostra attenzione non sarà riflessa sulla triste vicenda di Giulia che ha scosso un paese, a volte la narrazione uccide due volte, non voglio dire nulla su questa bruttissima storia, questa povera ragazza, né sullo spiraglio di pace che sembra aprirsi sulla striscia di Gaza con la tregua, speriamo osservata, rispettata anche dagli israeliani che hanno alzato il tiro in una maniera anche preoccupante, come le stesse Nazioni Unite hanno detto. Oggi invece voglio parlarvi brevemente della manovra economica del governo, sulla quale il Parlamento ha cominciato a discutere. Avete ascoltato, avrete certamente sentito Giorgia Meloni difendere a spada tratta il lavoro che ha fatto il governo e dire anche delle cose interessanti, anche se queste hanno nascosto dal mio modesto punto di vista molto malamente alcune questioni che questa manovra tocca in maniera negativa. Questa manovra comunque non agevola le famiglie, colpisce le buste paga, penalizza i pensionati e sotto certi punti di vista non è neanche gradita alle imprese, quindi è una manovra, come dire, un po' farlocca, fatta con quel che si poteva fare, al di là di quello che scrivono e dicono le agenzie di rating che Giorgia Meloni ha voluto decantare come un risultato eccellente. Le cose non stanno così. Il governo ovviamente è in una grande difficoltà, lo hanno anche ben compreso le opposizioni che cominciano ad avere, come dire, una strategia comune, non tanto per contrastare il governo che regge le sorti del paese, quanto per modificare, tentare di modificare alcuni interventi legislativi che sono poi necessari, perché anche le opposizioni hanno un ruolo, e il sale della democrazia che muove intorno anche a posizioni, come dire, non acritiche quando si costruisce un provvedimento vitale per il paese qual è appunto la manovra economica del governo. All'interno delle forze, come dire, non di governo, poi c'è comunque sempre chi trova la maniera per distinguersi e distogliersi da una posizione, come dire, di coerenza per come la vedo io. Questa persona è sicuramente Carlo Calenda, che io devo dire la verità, non ho mai ben capito, ben compreso come intenda lui la politica. È un po' come un personaggio ondivago che ha sempre la voglia sfrenata della ricerca di una sua, come dire, originalità, e quindi sotto questo profilo le sue posizioni non mi sembrano mai molto leggibili, come ha fatto per il reddito di cittadinanza, che prima ha contrastato, poi ha detto ma io non voglio che si tolga il reddito di cittadinanza, va solo modificato, per cui il suo è sempre un modo di fare, un modo d'agire, un modo di parlare che dice tutto il contrario di tutto e che quindi ha poco a che fare con la politica. Un personaggio tra l'altro che usa parole pesanti, non fate i pecoroni quando battete le mani per il reddito di cittadinanza. Vedete questa mania, questa spocchia, questa superbia,
questa vanità, come dire, è assolutamente intollerabile. Perché è come se Calenda pensasse di essere come un gallo che aspetta il sole sorgere per ascoltarlo cantare, come diceva uno scrittore inglese che mi piaceva molto e che si chiama Eliot. Guardate, il reddito di cittadinanza è stata una manovra importantissima per il paese. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'invenzione di questa misura di sostegno alle persone in difficoltà ha risolto grandi problemi. Certo, probabilmente qualcosa non ha funzionato, ma è stata una manovra storicamente importante per il nostro paese, perché ha preso in esame per una volta, forse per la prima volta nel paese, coloro i quali vivevano sotto la soglia della povertà, e la povertà è un tema importante. Il male più grande e il peggiore dei delitti è la povertà, diceva Bernard Shaw. Quindi un paese se ne deve interessare, un paese ha il dovere di recuperare questa grande fetta che è all'interno della propria comunità, del proprio tessuto collettivo, perché altrimenti è un governo dei pochi e non dei troppi, e mai dei troppi. Questo è il punto fondamentale. E dato che i veri poveri, quelli veri, non fanno mai rumore, il paese e il governo che guida il paese è andato avanti per la sua strada, varando una manovra che non tiene conto, in questo ragionamento complessivo, delle difficoltà delle famiglie. Perché quando tu in una famiglia dove ci sono dei disoccupati, dove la soglia economica certificata è al di sotto del minimo vitale, un governo non interviene, questo governo ha fallito il suo scopo principale. Perché Calenda attacca Conte? Probabilmente perché Conte dice delle cose serie e coerenti con quella che è la scelta lungimirante, anche su altri versanti. Guardate quello che è stato detto ed è stato fatto per la vicenda in Ucraina. Conte è stato il primo uomo politico italiano che, pur votando, pur appoggiando le iniziative del governo che hanno dirottato una serie di armamenti per difendere la storia di Kiev, la storia dell'Ucraina attaccata da Putin, comunque ha ribadito con grande certezza che andava articolato un percorso di pace in maniera diversa, circostanza che il nostro paese non ha mai fatto. Stessa cosa ha fatto Conte per la vicenda che si va consumando adesso nella striscia di Gaza, dove anche la posizione degli israeliani è stata molto, molto, molto soppesata, ma mai considerata come una iniziativa ai limiti di quelle tollerabili, come adesso qualcuno comincia a comprendere e a rendersi conto. Cosa voglio dire al termine di questo mio incontro con voi, cari amici? Voglio dire che la coerenza a volte gioca un fattore, come dire, determinante nella politica, perché quando si è incoerenti, come trovo incoerente la posizione di Calenda, si dimentica il cuore della politica. Perché uno viene portato in Parlamento in base ad una tesi, in base ad un'idea, in base ad alcuni principi. Quando queste tesi, questi principi vengono meno, viene meno anche la considerazione che riposa sulla lettura dei comportamenti, che danno spazio a letture appunto distanti anni luce da quelli che sono
i veri motivi della politica, che sono quelli di cercare di superare le difficoltà che il paese attraversa. Avrei finito, voglio anche ricordare al pubblico che ci segue che nella politica, voi le seguite come me sicuramente tutte le discussioni che si fanno nei talk show, vedete, ho trovato questo aforisma che mi sembra molto 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 calzante per Carlo Calenda. Lo ha scritto Luis de León, che è uno scrittore spagnolo poco conosciuto anche da chi vi parla naturalmente, il quale dice: nulla dispiace di più al presuntuoso che l'essere considerato poco accorto. Beh, io credo che Calenda è stato proprio poco accorto, non solo nelle cose che dice, ma anche nelle cose che fa. Senza rancore, naturalmente. Arrivederci.